Presidente Reguzzoni, c'è un'intesa tra voi e il PDL per lo spostamento dei ministeri chiesto da Bossi a Pontida? Ma c'è un ordine del giorno che è una prima parte dell'intesa, c'è un nostro progetto di legge di iniziativa popolare che verrà discusso quanto prima. Ma c'è un'intesa che su alcune questioni che è semplicemente un ordine del giorno, quello che a noi preme è l'iniziativa di legge, il disegno di legge di iniziativa popolare su cui stiamo raccogliendo le firme, e credo che quello che stupisca di più sono le reazioni scomposte di alcuni palazzi romani che sembrano quasi, anzi direi molto arroganti. La Costituzione chiara dice che Roma è capitale, ma non dice dove devono essere localizzati i ministeri. In tutti i paesi federali, in tutti i paesi del mondo, le funzioni dello Stato sono spesso decentrate. Io credo che sia un argomento da discutere e mi dispiace delle reazioni arroganti di certi palazzi romani. Ma qualcuno la interpreta come una bilocazione, dunque un raddoppio dei costi? No, tutti i provvedimenti citano chiaro e preciso che qualsiasi provvedimento deve essere fatto a costo zero e quindi in termini di economicità assoluta. Guardi, questo è un ordine del giorno che il PDL ha ritenuto di presentare sul decreto legge sviluppo, che nulla ha a che fare con la delocalizzazione dei ministeri. Quando ci sarà il momento arriveremo col nostro progetto di legge di iniziativa popolare, probabilmente qualche milione di firme, e discuteremo davvero della questione. Come valutate le prime risposte che vengono dal PDL sul pacchetto di questioni che avete posto a Pontida? Bah, mi sembrano risposte che vanno nel senso della direzione giusta. Votiamo oggi una fiducia sul decreto sviluppo che ad esempio mette in discussione alcuni poteri dati ad Equitalia, poteri che apparivano vessatori sia per i cittadini che per le imprese. Sul nodo libico, secondo voi è veramente possibile avere l'uscita strategica entro settembre? Ma credo che sia necessario condurre il massimo sforzo diplomatico per arrivare magari anche prima alla risoluzione del conflitto.